fare l'uno. Per il quinto anno siamo qui a questa presentazione. Prima di due aspetti, diciamo, che esula dalla presentazione. Una, il primo è un aspetto di dress code, come chiamiamo noi, di braccio, di come ci vestiamo. Allora, il primo anno io sono venuto tutto quanto in pettito, giacca e cravatta, e Francesco Iacovello, siccome era già molto caldo, stava di mani di camicia, si è tutto aperto così. E io, in modo, non sapevo che stava così, sono venuto e gli ho portato una cravatta da 130 euro di un regalo. E lui si è messo molto a ridere di questa cosa. Adesso siamo arrivati al quinto anno, io ho pensato, beh, ma al quinto anno non posso permettere di venire qui invece che in giacca e cravatta con il giubbino, e lui mi è venuto incontro oggi e mi ha detto, per la prima volta mi sono messo quest'anno il vestito in giacca. E io ho detto, beh, perfetto, a questo punto abbiamo completato il loop, l'anno prossimo ci telefoniamo prima. E concordiamo un dress code. Però, diciamo, questo è per farvi capire quanto, diciamo, ci sia, tutto sommato, attenzione reciproca, e ci sia ormai un'amicizia, un affetto consolidato che ci porta qui ogni volta a parlare di queste cose. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è stato ascoltare il giudice Lomastro, che parlava, e mi sono venuto in mente due cose principalmente. Uno è stato, lui ha parlato di come le indagini per l'Italia, vanno scritte. E io, mentre lui parlava, sorridevo anche ai miei collaboratori, perché io su questa cosa ho speso un sacco di tempo, perché dico sempre che è importantissimo trovare la verità, cioè risolvere un problema, ma è ancora più importante che la soluzione che scriviamo nel problema, chi la legge possa capirla, perché se no poi rimaniamo con una soluzione in mano. Come diceva Andreotti, l'importante è avere ragione, ma soprattutto trovare qualcuno che te la riconosca. Quindi per fartela riconoscere tu devi essere chiaro nel linguaggio. Essere chiaro nel linguaggio significa riuscire a avere la capacità di passare da un aspetto che deve essere formalmente corretto, tecnicamente ineccepibile, scientificamente ancora più ineccepibile, a qualcosa di comprensibile. Allora, detto questo, per cui mi ha fatto molto piacere sentire che la cosa più importante è un percorso di costruzione logica dell'indagine, che poi passa attraverso una parte di considerazione che fa un aspetto di aggregazione dei dati che ci sono, che in buona sostanza corrisponde a quello che si scrive in tutti i lavori scientifici, perché voi vedete sempre che nei lavori scientifici c'è una parte di metodo, c'è una parte poi di procedura, poi c'è una parte di results, ma poi soprattutto c'è una parte di discussion, che nei lavori scientifici molto spesso è la parte più interessante. Allora, detto questo, però iniziamo la mia conferenza, insomma. Allora, si intitola Viaggio dei materiali. La prima cosa, quando uno fa un viaggio, è dire, diciamo, da dove viene. Allora, noi veniamo da Maria Rimare. Maria Rimare si trova, la base di Maria Rimare, a circa 150 km da qui, a Orse, per questo punto, e il centro sperimentale di Ruolo, dove noi lavoriamo, è ubicato all'interno dell'aeroporto militare Mario De Bernardi, che è l'aeroporto militare più grande d'Italia, e che è il secondo in estensione più grande d'Europa, quindi un centro molto grosso, dove è facilissimo, come dice, perdersi. Infatti molto spesso chi arriva all'ingresso ci chiama e dopo mezz'ora noi andiamo a cercarlo, e però perché si è perso. Allora, questa è una specie di panoramica del centro sperimentale Ruolo, che è un centro che ha una sua unicità a livello di tutta quanta la Chiesa. In particolare è un ente interdisciplinare e multidisciplinare, cioè è un ente all'interno del quale ci sono quattro reparti. Un reparto si chiama appunto reparto sperimentale di Ruolo, che ha un'attività prettamente di sperimentazione su sistemi d'arma, modifiche di sistemi d'arma aeronautici, un reparto che si occupa ovviamente di armi a tutti gli effetti e tracciabilità di aereo, reparto armamento, un reparto dove ci sono dei medici che si occupano della importantissima relazione che esiste nel rapporto tra l'uomo e macchina, quindi, e di tutte le patologie che interessano l'uomo quando opera, perché, come dicono i miei amici medici aeronautici, l'uomo è fatto per stare in piedi e camminare spesso, stare seduto non tantissimo, correre un po' di meno, ma soprattutto non è mai stato fatto per volare, per cui tutti quanti gli organi di equilibrio che l'uomo ha sono adatti a stare sulla terra. Quando va per aria è molto facile che ci siano dei problemi di disorientamento, così come esistono moltissimi problemi che riguardano l'aspetto di gestione della respirazione, di ossia. Quindi tutti questi aspetti portano il reparto medicina a essere un reparto molto importante. L'ultimo, che si chiama reparto chimico, quindi il capo reparto, è un reparto che, a discapito del nome, si occupa in buona sostanza di scienze dei materiali.
Le lauree rappresentate in CSU sono appunto ingegneria elettronica costituzionale e medicina e chimica. In particolare il centro è l'ente della difesa che ha la più alta densità di personale laureato, quindi significa che rispetto al numero totale di persone che ci lavorano, che sono diciamo intorno a 500 persone complessivamente, ha una densità molto elevata di laureati. Allora, il reparto chimico è quello che c'è il cerchino blu, lo vedete, e noi siamo queste tre unit qua. Allora, in particolare il personale del reparto chimico è in due punti, il reparto armamento e il reparto chimico. Ma che facciamo noi? Allora, noi facciamo fondamentalmente al reparto tre cose. Tre cose che sono a diversa complessità e a diversa frequenza. Allora, quando uno parla di chimica, la prima parola che viene in mente quando uno parla di chimica è analisi chimica. Analisi chimica, voi basta prendere una bottiglietta d'acqua, la girate e vedete che c'è lì rappresentata tutto quanto l'elenco ciò che contiene e si vede alla fine sotto una firma che l'ha fatta un chimico. L'analisi chimica è una cosa diciamo sì, complessa da un certo punto di vista, però da un punto di vista diciamo procedurale, in realtà quando io faccio per esempio la determinazione del calcio all'interno di un'acqua, mi arriva un campione all'inizio, che io so che mi arriverà un campione di acqua, mi arriva una richiesta che è molto chiara di cosa andare a cercare, mi vengono indicati anche i metodi di come determinare per esempio il calcio all'interno dell'acqua e mi vengono anche identificati i limiti di concentrazione a cui riferirmi, a seconda che siano acque del consumo umano acque destinate all'irrigazione. Quindi di fatto è un oggetto dove margini di libertà diciamo, sono tutto sommato pochissimi, è molto chiaro quello che si deve fare e come si deve fare. Un'altra cosa che facciamo invece sono dei controlli, tipicamente la parte di controllo non distruttivo, poi andiamo avanti in questa presentazione, su un pezzo. Allora se mi arriva un pezzo da controllare, io so qual è il pezzo che mi arriverà, so qual è anche il tipo di controllo che devo effettuare, ma non so prima se c'è o meno un difetto, quanto grande è il difetto e che posizione è. Quello che posso avere come ulteriore informazione è una tollerabilità del difetto, specialmente quando in particolare è costruita una logica diciamo, di costruzione, quella della match tolerance, io devo sapere che un danno fino a un certo punto, a una certa dimensione, devo poterlo tollerare. Quindi devo avere una tecnica di indagine che mi consente di identificare un danno, di misurarlo, di localizzarlo, ma non so prima. Nel caso di un'indagine siamo, come si dice, nel caso dove abbiamo la complessità più elevata, perché io non so mai prima che cosa si romperà, non so mai prima quello che si romperà perché si è rotto e quindi di fatto quando faccio un'indagine per un inconveniente, un incidente di lavoro, non pensiamo sempre ad incidente di lavoro come qualcosa di necessariamente e completamente catastrofico, può succedere che ad esempio ci sia in atterraggio, cosa che è successa poi recente un paio di volte a Fiumicino, una gamba carrello non si apre oppure un dispositivo che non funziona bene, però questa cosa io a priori non la posso sapere e quindi di fatto le indagini in termini di complessità sono le cose diciamo più difficili da svolgere. Nel caso delle indagini noi diciamo abbiamo come intensa un po' tutti quanti, perché noi ci occupiamo di oggetti che volano, in realtà non soltanto di quelli, ma principalmente di oggetti che sono destinati a supportare l'attività di volo, e lo facciamo per tutti quelli che volano, e voi sapete bene che in Italia volano tutte le forze armate, perché sia l'esercito che la marina che gli carabinieri, ovviamente l'aeronautica, hanno aeromobili, alle fisse alla rotante, volano i carabinieri dello Stato, la Guardia di Finanza e Polizia di Stato, volano i corpi non armati dello Stato, che vola sia il Vigile del Fuoco che il Centro Forestale dello Stato, ma volano anche su specifica committenza i pericoli che sono della protezione civile. E poi esiste la possibilità che, come abbiamo potuto sentire prima, qualcuno ci assegni un incarico direttamente come consulente dell'ufficio, oppure un consulente dell'ufficio si possa rivolgere a noi per utilizzare i nostri laboratori e i nostri diciamo, capabilities per fare l'attività di indagine peritale. Quindi è proprio repubblica in quel modo. Inoltre l'Agenzia Nazionale di Sicurezza del Volo è, che è l'ente deputato nell'ambito civile di nazione generale a svolgere delle indagini nel caso di incidente o inconveniente di volo, è un ente che attualmente non ha strutture diciamo, di laboratorio autonome e quindi molto spesso si appoggia a noi. Al centro vedete lì quella cosa di A versus DRS, ma è un po' vecchia di dicitura, però comunque è un versus in mezzo. Per un motivo, cioè lì ci sono rappresentati le due principali voci italiane che forniscono aeromobili, che afferiscono la grandissima classe di meccanici, sono Gustavo e René Manchi. Questo perché? Perché succede questo, allora lì vedete rappresentato in modo assolutamente schematico, molto, molto diciamo, sì,
grosse linee. Nel riguardo di sinistra, quello in blu scuro, ciò che succede, che interessa un sistema d'arma. Il sistema d'arma significa in generale un'aeromobile e ciò che serve all'aeromobile, specialmente se militare, per poter svolgere attività operativa, missili, bombe e quant'altro. Ma in generale il sistema d'arma comprende tutto l'aeromobile e tutto ciò che c'è attaccato sotto, sotto, diciamo. Beh, la forza armata ha due enti, che sono il comando logistico e il comando squadra del CSA, che si occupano di gestire la manutenzione e l'utilizzo dell'aeromobile. La finalità della forza armata ovviamente è quella di erogare un servizio in basso a sinistra. Aleri Ermacchi, qua nel caso di specie, in generale, la ditta responsabile del sistema d'arma, cioè chi ha costruito il sistema d'arma e poi lo ha venduto alla forza armata, comunque nelle mani dal punto di vista giuridico, responsabile durante tutto quanto il corso di utilizzo, ha come finalità, ovviamente essendo un'impresa privata, quella di produrre un utile. Ben inteso, le due finalità istituzionali sono assolutamente legittime. Molto spesso però possono entrare in contraddittorio, cioè è chiaro che nel momento in cui è successo spesso, e oggi ne vedremo alcune applicazioni, un'aeromobile ha un danno, facciamo l'esempio, diciamo, non lo dico di qualcun altro, nel momento in cui due Airbus A320 atterrano a Fiumicino e atterrano una gamba sola perché una gamba carrello non si apre, e si fa un'indagine e si scopre che tutto sommato alle basse avrebbe dovuto porre in essere alcune azioni di modifica, diciamo, della struttura, e si fa un'indagine e si dà a chi ha svolto, in questo caso ha disposto la consulenza di tecnologia, al giudice la possibilità di attaccare alle basse e dire ok, a questo punto modifica queste gambe carrello. Dall'altra parte però loro hanno tutto il diritto di difendersi e di produrre quindi delle consulenze tecniche a contraddittorio. Quindi quello di cui abbiamo parlato prima è, come giudice Omastro, è di fatto qualcosa che succede molto molto spesso. Questo per darvi, diciamo così, un pochino una visione d'insieme di quello che facciamo noi. Però oggi io volevo cambiare un pochino la mia presentazione, perché dopo ci saranno dei casi di studio, allora oggi volevo fare una cosa un pochino più ampia sui materiali, perché i materiali aeronautici si parla spesso e allora è divertente dare una visione che sia un pochino più ampia. Allora, la prima cosa è questa: iniziamo su questo viaggio e iniziamo a pensare che molto spesso quello che abbiamo fatto sempre come esplorazione del nuovo spazio è stato un spazio nel senso fisico della parola, una ricerca dei confini della conoscenza dell'uomo. E per fare questo l'uomo ha cercato sempre di spostarsi, si è spostato dapprima a piedi, poi cercando di essere più veloce si è accorto che se passava dai piedi alle ruote le cose funzionavano meglio, poi si è accorto che in realtà era possibile mettere alle ruote a supporto qualche cosa che facesse camminare in modo autonomo, quindi dal motore umano al motore a scoppio, poi si è accorto che su due ruote spesso si cascava, ci ha messo altre due vicino e ha fatto diventare due ruote e quattro ruote sempre più veloci, fino a quando un giorno ha scoperto che esisteva una terza dimensione guardando per aria e che quindi era possibile anche muoversi verso il cielo. E poi, in ultimo, è passato dal blu del cielo al nero dello spazio. Questa continua evoluzione dell'uomo a questa continua evoluzione dell'uomo è corrisposta una evoluzione dei materiali con cui noi ci siamo mossi. Abbiamo visto che i vari esempi di bicicletta, di motocicletta, di automobile e anche di aeromobile, c'erano i materiali più vari. Ovviamente all'inizio l'uomo si è ispirato a qualche cosa che vedeva intorno a sé e la prima ispirazione ovviamente è l'ispirazione a forme naturali. L'ispirazione a forme naturali ha portato per esempio a costruire le prime ali come le ali che si vedono di Bistretti, perché non Bistretti volavano così bene, così leggeri, così bene, tra l'altro. E quindi Leonardo da Vinci costruisce la prima ala fatta in quel modo, poi addirittura, diciamo, questa capacità di volare è diventato qualcosa che l'uomo ha visto sempre come qualcosa di soprannaturale, e alla fine gran parte dei supereroi volano. Batman, che non vola, però c'ha il mantello fatto anche con un pipistrello e quasi. In questo caso, però, il primo paradigma che si ha sui materiali è quello di progettare la forma, cioè si parte prendendo materiali naturali e vedendo che tutto sommato con per esempio il legno si riescono a fare delle cose molto belle, però l'oggetto di legno era un oggetto dove io prendevo il materiale e così com'era e al materiale gli davo una forma. Quindi il paradigma iniziale l'abbiamo sui materiali di progettare la forma.
progettare la forma significa riuscire appunto a prendere il legno così com'è e costruirci qualche cosa. Ben inteso, i risultati sono stati straordinari perché le prime leggi in legno e gli aeromobili erano oggetti dal punto di vista manufatturiero e di efficacia e di propulsione straordinari. Poi però, come dice, non basta mai, ci si accorge che si può passare da qualche cosa che è un materiale più resistente del legno, quindi si inizia a passare alle leggere di teronati, perché l'alluminio, le leggere d'alluminio che sono un po' più differenti, per esempio questo qui è un pezzettino carino di alluminio, tra l'altro che c'è una proprietà, questo lo facciamo girare di qua, così. Questi sono due pezzettini di alluminio saldati tra di loro con una tecnica che si chiama friction stir welding, che è una tecnica molto particolare che riesce a non utilizzare per esempio materiali d'apporto. Se sentite, già quello è molto leggero. Poi però ci si è accorti che non bastava mai, perché? Perché ovviamente se quello che di fronte a te, specialmente in conflitti bellici, cioè aveva un motore più potente, andava più veloce di te, in qualche modo insomma ti fregava. E allora questa cosa non andava bene, allora bisognava trovare motori sempre più potenti, ma motori sempre più potenti fa passare il paradigma nuovo che è quello dalla resistenza meccanica alla resistenza termica, cioè riuscire a trovare delle leghe metalliche o dei materiali che resistessero sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista termico. E in questo caso, per esempio, l'impiego del titanio nei motori a turbina è molto interessante, però il titanio pesa un sacco, pesa molto, cioè meglio, è leggero, però se voi lo confrontate con gli altri, questo è un pezzo di titanio, chiaramente se è più grande pesa di più anche per quello, sì. Poi me li date però, perché se no vado, quasi torno senza niente. Oh, allora, a quel punto il nuovo mantra che aveva l'uomo per questa piglia di oro era da progettare le forma a trovare un materiale nuovo, cioè il paradigma era la ricerca della leggerezza resistente, cioè dovevo trovare qualche cosa che fosse sì resistente ma fosse sempre più leggero. Allora anche lì l'uomo ha detto aspetta un attimo, vediamo tutto realmente cosa c'è, cerchiamo di capire se queste cose diciamo sono in qualche modo utilizzabili. E al solito l'ispirazione della natura non si interrompe mai, perché? Perché se poi andiamo a vedere da vicino quel pezzettino di legno ci accorgiamo che la natura quando deve fare degli oggetti molto grandi, molto resistenti, li fa utilizzando delle strutture che sono in buona sostanza se riguardo da vicino, delle strutture fibrose allungate, come nel caso della cellulosa. Cellulosa tra l'altro è una cosa molto interessante perché sono fibre cave molto molto lunghe, fibre cave che quando sono anche soggette a carichi alterni ovviamente non si rompono mai a fatica, perché? Perché se parte una rottura di fatto questo a un certo punto si interrompe. Voi non avete mai visto un albero rotto a fatica? Schianto sì, ma a fatica mai. È quello che abbiamo voi poi dire. Per cui si passa all'idea della fibra che, come si fa al solito, vedete a sinistra, queste sono delle signore polinesiane che stanno intrecciando delle fibre, le fibre di per sé sono qualche cosa che non si reggono da sole, così come i capelli non si reggono da sole, però a sinistra vedete che loro intrecciano qualche cosa che è già consolidato, per cui si inizia a pensare che se io passo da un materiale ad una combinazione di materiali mi diventa una cosa che poi si chiama materiale composito, cioè se io sfrutto la proprietà delle fibre che assorbono i carichi e lego queste fibre con dei polimeri ho qualche cosa che mi consente di avere un vantaggio sicuramente significativo. E quanto è questo vantaggio lo possiamo vedere la slide dopo dal punto di vista proprio numerico, perché vediamo rappresentato vari leghe ferro carbonio in giallo, una lega a base nickel, in grigio delle leghe a base alluminio e sotto vedete le proprietà delle fibre di vetro e delle fibre di carbonio. Messi così, densità e resistenza a rottura rendono proprio l'idea. A destra c'è un grafico che ci dà il rapporto tra queste due valori e ci fa vedere che il rapporto tra la resistenza a rottura e la densità di questi due materiali sono effettivamente insomma, interessanti. Qual è il problema? Che se io, per esempio, farvi capire, questo qui è un pezzettino di gomma, chiudiamo. Se io, questo qua è un pezzettino in composito della parte diciamo esterna dei pannelli dell'Eurofighter, è fibra di carbonio, sentite che è molto più leggero, però se io lo guardo da vicino mi accorgo che quello lì è fatto di tante fibre orientate in vario modo. Perché? Perché gli svantaggi di questo tipo di materiali sono il fatto che mentre in buona sostanza le leghe metalliche hanno proprietà isotrope, nello spazio c'è più o meno isotrope, i materiali compositi hanno proprietà isotrope,
cioè nella direzione della fibra sono estremamente resistenti, se io giro sta fibra e provo a rompere, loro si rompe facilmente, è un po' come se rompe un cracker praticamente. Però anche qua io posso andare a cercare di capire come hanno fatto anche i polinesiani, e loro hanno fatto una cosa molto furba, hanno detto se io queste fibre le incrocio e tutte quante, a questo punto io ho una soluzione interessante, cioè ciò che come la metto la fibra resiste, non resisterà assolutamente come ciò appunto in modo lineare, ma il materiale che ottengo è effettivamente un materiale che è molto più leggero e molto più resistente. Dimostrazione, F15 ciclo 1976, 2% di fibre di carbonio, Eurofile del Typhoon 2003, 55%. Soluzione vincente perché poi questa cosa viene applicata in un modo molto interessante, riuscendo a costruire quindi, a progettare il materiale, ma a mettere soprattutto la resistenza strutturale dove serve. Per esempio questo qua è la visione frontale del C27J, che è un bellissimo aeroporto, aeroplano del porto tattico che c'è la forza armata, che di fatto è diventato un, diciamo, oggetto di pregio anche all'estero, per esempio, dove le enche che vedete e hanno quel tipo di configurazione sono fatte in fibre di carbonio e hanno un profilo che per esempio in liga metallica non si sarebbe riuscito a generare in modo adeguatamente resistente. Poi però, siccome invece non ci basta mai, a un certo punto e soprattutto hanno pensato che si poteva trovare qualcos'altro, e qualcos'altro era qualcosa che unisse il pregio, diciamo, di resistenza del metallo alla leggerezza del composito. E siccome in Italia ci piacciono i sandwich, hanno pensato che se io facevo un materiale dove... Okay. No, c'è qualcosa già? Okay. Questo qua per esempio si chiama glare ed è un materiale laminato metallo fibra, cioè questo è uno strato di lega d'alluminio e uno strato di fibra di vetro, e sono 5 strati. E c'ha un pregio perché è molto leggero e di fatto ha comunque la proprietà meccanica del materiale composto. È talmente interessante che poi con questo tipo di materiali ci hanno costruito un oggetto di cui si è parlato un sacco, che si chiama F35 JSF, per cui alcune parti strutturali JSF sono fatte in questo modo. Appare chiaro che a questo punto io ho un materiale, una serie di materiali nuovi che hanno come caratteristica quella di essere, tra virgolette, un po' più fragili di quelli precedenti. Se io ho qualcosa di più fragile dovrò controllarlo un po' di più. Perché? Perché la propagazione del danno su una lega metallica ha un certo effetto, sul materiale composto devo averlo in modo completamente diverso e molto più ampio. Allora per controllarlo devo avere dei sistemi di controllo, ma i sistemi di controllo in genere sono controlli in sede di manutenzione di tipo ovviamente non distruttivo, perché se io devo controllare un aeromobile, per controllarlo lo spacco in due parti, dopo però non ci posso volare. È chiaro che questi controlli ad esempio sono controlli ecografici, cioè controlli ultrasuoni, sono nient'altro di quello che succede in ambito biomedico per i controlli ecografici. Così come posso fare dei controlli RX, cioè radiografie. Ma esistono anche controlli che l'uomo non usa, come per esempio magnetoscopia, limitanti, correnti indotte, cioè una serie di controlli che posso effettuare per evidenziare dei danni occulti, diciamo, dei danni che possono compromettere l'efficienza del pezzo del materiale. Però arriviamo a un punto in cui noi abbiamo adesso materiali che servono, sono più resistenti ma contemporaneamente più fragili e a cui servono dei controlli molto più lenti. Sono richieste sempre maggiori prestazioni e li utilizzo in ambienti che sono sempre più aggressivi. Per pensare agli aerei operativi in Afghanistan, ad esempio, io ho delle condizioni climatiche che sono decisamente differenti da quelle che c'è in Italia, sia come escursione termica, sia ad esempio come escursione meccanica dovuta a sabbia del deserto sugli aeromobili, quindi effetti di corrosione. È una criticità, perché fare tanti controlli limita le prese del mezzo. E allora dobbiamo trovare una soluzione. La soluzione è, devo fare un controllo continuo che non limiti l'operatività. Bene, anche in questo caso qualche idea si è sviluppata e in particolare viene sempre l'idea della natura. Cioè, esistono sistemi, noi stessi abbiamo dei sistemi di monitoraggio e controllo interni a noi stessi. Figuriamoci, non è che andiamo ogni 20 secondi a farci controllare la pressione.
E allora l'idea di integrare il controllo materiale è stata, diciamo, una nuova frontiera da esplorare. E anche in questo caso l'ispirazione alla natura non si interrompe mai, perché? Perché qualcuno una volta ha visto nel fontanello e si è fatto venire in mente una bella idea. Una bella idea che passa attraverso una cosa che si chiama ritiro di Bragg. Non so se voi sapete cos'è il ritiro di Bragg. Il ritiro di Bragg è Bragg, non lo poi compete per questa cosa perché ha scoperto l'inflazione, quindi può essere un tantinello bravo. E è un signore che ha scoperto che se la radiazione luminosa interagisce con una superficie che ha una certa, chiamiamola, scalettatura, la radiazione che emerge è una radiazione che ha caratteristiche diverse dalla radiazione incidente. In buona sostanza, se io ho un passo di un reticolo a certa distanza, passano tutte le radiazioni visibili e ne emerge soltanto una, che è quella significativa. Quella che emerge, quindi questo sistema di monocromazione, cioè di rendere una radiazione policromatica, conferirla in modo monocromatico, cioè quindi escludendo le altre, dipende dal passo del reticolo. Dice, vabbè, ma questo che c'entra con il controllo? Se io prendo questo concetto qua di reticolo di Bragg e poi mi faccio in mente un'altra cosa, che è per esempio una fibra ottica. Fibra ottica che cos'è? È una specie di lungo capillare di vetro che se io seziono e misuro l'indice di rifrazione lungo il raggio, mi accorgo che questo cambia ed ha una proprietà, questa fibra ottica, tale per cui la luce cammina all'interno ma non riesce a uscire dalla superficie laterale di fibra ottica e si comporta un pochino come l'acqua all'interno di un tubo, entra da un'estremità e esce dall'altra. Questa cosa è interessante perché? Perché se io penso di prendere tanti reticoli di Bragg e metterli all'interno di una fibra, io posso costruire un sistema dove entra la luce con una radiazione e ne emerge una solo con una frequenza sola. E se per caso io produco un'alterazione fisica, meccanica, cioè allungo questa fibra ottica, cambia il passo del reticolo, se cambia il passo del reticolo cambia la frequenza di radiazione che emerge. Il termine fibra ottica è fibra ottica, prima abbiamo visto fibra di vetro, abbiamo visto fibra di carbonio, la fibra ottica è una fibra di vetro. Allora io, se io posso pensare di immergere questo sistema all'interno, per esempio, del materiale che ho dato prima, e quindi, tra virgolette, funzionalizzare il materiale, far diventare una superficie qualche cosa in grado di sentire la variazione strutturale. Questa cosa è stata già fatta su alcuni aerei sperimentali in Svezia e su alcune navi in Norvegia. Poi a un certo punto si è iniziati a parlare, apparentemente di recente, ma diciamo il precursore è stato un signore che ne ha parlato di notte del 59, di un nuovo paradigma dei materiali, che è questo. Ma questo è Cuccio, però Cuccio che cos'è? Cuccio è un nano, 7 nani. E quanto è grande? Un nanometro sono 10 a meno 9 metri. Io chiamo 9 metri che è un valore molto molto piccolo. Lì ci stanno presi come esempi lo spessore di un foglio, un globulo rosso, l'emoglobina che è una proteina, una vitamina C più o meno un nanometro, e l'atomo che sta sul decimo di nanometro. Beh, nel 1959, prendo la conferenza degli Stati Uniti della Physical Society, America Physical Society, Feynman disse: per quanto ne so, i principi della fisica non impediscono di manipolare la materia un atomo per volta. Dice, ne prendo uno. Era 59 e lui disse: perché lì in fondo c'è un sacco di spazio, se si è plantato un atomo per volta. Questa cosa qua, nel 1986, quindi parecchi anni dopo, la IBM costruisce il primo microscopio effetto tunnel e in onore di Feynman scrive il logo IBM muovendo 36 atomi di xenon, uno per volta. Quindi cioè, lui ci ha azzeccato, però cioè, questo è per dire, si può muovere una cosa per volta. Però lui aveva detto un'altra cosa, ha detto: se noi pensiamo a una punta di spillo, lì c'è un sacco di spazio, c'è un sacco di spazio per utilizzare. Addirittura c'è tanto spazio, ci potremmo scrivere tutti e 24 i volumi del ciclo di Arrhenius.
Io quando ho letto questa cosa ho cercato di capire il significato, mi sono letto quella conferenza, il testo della conferenza un po' più, in modo un po' più articolato, e poi ho fatto un ragionamento differente, unendo il discorso di nuovo una nuova volta a questo. Allora, iniziamo a pensare a tutti i libri del mondo. Tutti i libri del mondo significa, pensiamo di prendere tutti i libri che esistono al mondo e metterli insieme per capire. Io ho fatto un'ipotesi che è 1 miliardo di libri, considerando che la Library of Congress, la biblioteca più grande del mondo, che è quella degli Stati Uniti, ce ne ha 138 milioni, che la Botanical Library di Oxford ne ha poco meno di 110, e quindi tutto sommato, diciamo, se faccio 1 miliardo, insomma, dovrei pensare abbastanza. Se io dico che ogni libro ha in media, voi che studiate, lo sapete meglio di me, ha 500 pagine, ogni pagina... 500 miliardi di pagine. Ogni pagina ha 4.000 caratteri, più o meno, e noi sappiamo che il computer, quando io scrivo, ogni carattere lo fa diventare un codice binario di 8 elementi. Allora io dico, mo, supponiamo che per ogni elemento binario, che è 0 o 1, noi utilizziamo un atomo di carbonio della grafite, cioè 12 per lo 0 e 13 per l'1, ce ne abbiamo a sufficienza in natura per farlo tutto qua. E a questo punto facciamo i conti. Allora, i miliardi fa 500 caratteri, 4.000 codifica 8 e viene un numero 1,0 e 10 alla 16 atomi mi servono per fare, per codificare questo sapere umano, diciamo così. Bene. Allora, mo, entra in gioco il chimico, voi sapete che avete studiato quello chimico, allora fate una legge di Avogadro che dice che all'interno di una unità di massa nota, che la mole del carbonio, che pesa 12 grammi di grafite, ci stanno 6,02 per 10 alla 23 atomi. Quindi significa che 1,6 per 10 alla 16 atomi pesano 320 nanogrammi. 320 nanogrammi stanno più o meno sulla punta di una matita. Questo rimanda un pochino a Borges e l'Aleph, è il punto che ha più smontato lo spazio, questo lo dice. Quindi io avrei una punta di matita che contiene 2000 terabyte di memoria. Questo è il limite della fisica attuale. Poi a un certo punto, utilizzando questo concetto di nanostruttura, qualcuno si è accorto che i nanotubi di carbonio, cioè le strutture, diciamo, di composito che utilizzavano nanostrutture di fibre di carbonio, sembravano essere proprio oggetti di un altro pianeta, perché di fatto sono materiali che concettualmente sono più resistenti all'acciaio, più conduttivi del rame, più resistenti al colore del titanio e più leggeri dell'alluminio. Una cosa straordinaria, se non fosse che fino adesso purtroppo il problema di che hai i nanotubi di carbonio risiede nel fatto che non si possono fare nanotubi troppo lunghi. Noi diciamo, ma sono nanotubi, possono essere così piccoli per le dimensioni. Sì, si potrebbero fare più lunghi, ma per adesso quello che si fa è utilizzare la fibra di carbonio, cioè il nanotubo di carbonio, un po' come si utilizza una fibra diffusa nei polimeri. Applicazione dei materiali strutturati con il nanotubo di carbonio, questa è una specie di iPad spaziale fatto con silicone drogato con nanotubo di carbonio che ha proprietà ablative, cioè quindi di fatto dissipa l'energia rompendo via via questi materiali. Siccome questi materiali sono ovviamente dal punto di vista superficiale una cosa enorme, bisogna fare dei sistemi. Applicazione più vicina a noi, la teca di Meyer della Rapacis è bianca perché è fatta con una pittura drogata con nanoparticelle di ossido di titanio che hanno due poteri. Uno hanno la capacità di essere autocollenti perché catalizzano la decomposizione dell'ozono e lo sviluppo di reazioni UV per decomporre, e poi di fatto perché? Perché se uso e utilizzo un film fatto di tantissime sfoglie, diciamo, nanostrutturate, quando questa cosa si sporca va via un foglietto e dietro c'è quell'altro e quindi rimane sempre bianca e identica a se stessa. Altro esempio è la possibilità di avere qua dei materiali nanostrutturati a elevatissimo sviluppo superficiale. Questa l'abbiamo fatta a reparto qualche anno fa, è un polimero di metacrilato funzionalizzato con glicine, cioè quindi di fatto è una superficie, un elevatissimo sviluppo superficiale funzionalizzabile, cioè sulla quale io posso immobilizzare chimicamente per esempio un farmaco. Un'applicazione in questo senso sono sui, per esempio, cerotti a rilascio dei farmaci, quindi una cosa del genere consente di fare cerotti che invece di durare 2 giorni durano un mese. Però come è noto anche qua abbiamo una bella cosa a sinistra, perché la cupola di Antipola Sapienza, che è la sede della prima accademia universitaria che c'è stata a Roma,
infatti si chiama Sentiva la Sapienza di quello, la Sapienza si chiama Sapienza Roma perché ce la sentivo, e Bellini costruisce questa chiesa, e invece di metterci una cupola ci mette una spirale. Io non so se questa cosa sia vero o no, però secondo me potrebbe valorizzare un pochino il percorso della conoscenza. Il percorso della conoscenza è un percorso che non è mai lineare, è una spirale dove certe volte tu sembri che stai salendo e poi scendi un pochino perché sbagli qualche cosa e poi risali. E ovviamente è una successione di successi, ma soprattutto di errori. Errori che nel caso nostro si chiamano failure. Failure che tradotto in italiano è una rottura. Rottura nel senso anche lato della parola. La reazione istintiva a una rottura, come è nota, è quella del signore al centro che è Carlo Mazzone, che un pochino insomma si lascia andare in quel caso. Però passata la rabbia, la cosa importante è che uno deve usare la ragione. E la ferrorana esiste appunto un processo logico che ci consente di capire da un difetto, perché questo difetto è avvenuto, con una finalità soltanto. La finalità della Fair Analysis è questa, è evitare che se ne ripeta un'altra. Cioè quindi la possibilità di imparare da un errore. Questo perché, qui ci riallacciamo un pochino a quello che abbiamo visto prima nel discorso che ha fatto il Presidente Lomastro, a una failure è sempre possibile associare il risultato di un errore o di un progetto di impiego di un'occasione. In buona sostanza, non possiamo avere, talvolta ce l'abbiamo con il computer, una concezione animistica, cioè certe volte quando una cosa non fa col computer noi spingiamo il mouse 3-4 volte perché vogliamo insistere e convincere il computer, ma dai per favore, cioè fallo, ma il computer non lo fa questo. Di fatto quindi dobbiamo cercare di capire in che punto del procedimento di costruzione, di progettazione, di manutenzione o di impiego c'è stata la failure. Per capire questo, la cosa più importante è capire che differenza c'è tra un oggetto sano e un oggetto vuoto. Sembra banale, ma per esempio, a te. Allora, se tu prendi questi due oggetti e li confronti, questo, ok? Vedi, per capire se sono uguali, che faresti? Tu pensa, cioè, poi dimmi due o tre cose, insomma. Tu pensavi di essere regalata, tu c'hai questa figura. Questi due uguali? Allora, che facciamo? Tutto. Ti guardi? Bene, io il colore. Poi pure lei si è d'accordo col peso? Sì. No. Che misura? Potrei fare delle misure di inizio. Perfetto, misura di inizio. Quindi le misure tutte. Bene. Poi magari provare a fare qualche prova meccanica. Magari. Bene. Facciamo una prova meccanica. Ti tiriamo. Quindi devi fare l'estetta rottura. Misura la conducibilità. Misuro la densità. Sì. No, io vorrei dirlo voi, perché sennò poi lo sta. Lui si arrabbia, lui. Il momento di esame, io l'avevo detto che te fatto. Allora, abbiamo detto tutte queste cose. Colore, dimensioni, densità, resistenza meccanica. Ci sono degli intagli. Degli intagli, qualcosa. Perfetto. Tutto sommato, lo stato superficiale. Adesso però guarda. A te ti do questo. Questo qui non c'è. Adesso, se io ti dico che differenza c'è fra questo e questo, tu che mi dici? È rotto. E questo è rotto. Quest'anno ha funzionato. Sì, questo è rotto. Pure questo è rotto. Uguale. Però se io vado a misurare il colore, è uguale. La resistenza meccanica è uguale, la resistenza termica è uguale, le dimensioni, se non mi sono perso pezzi, sono le stesse. E allora io che posso avere di misurabile e identificare un oggetto vuoto? No, la definizione di rotto è l'obiettivo, cioè devo capire perché si è rotto. Ma se io devo dire, c'è un parametro misurabile che identifica un oggetto rotto rispetto a uno sano? Sì.
il suo uomo. Beh no, perché questo è il sì, questo è vero. Sì. Allora, quella è una misura funzionale. Una cosa nuova c'è. Allora, prima voi ha detto misuro il pezzo. Io potevo misurare il pezzo, per esempio, e poi misurare il volume complessivo. Prendo i due pezzi, metto nell'acqua, misuro quanto sale. In realtà c'è una cosa nuova che potevo misurare. Se io misuravo la superficie del pezzo, la differenza tra un oggetto sano e un oggetto rotto, che l'oggetto rotto, proprio perché c'ha una superficie nuova, c'ha più superficie esposta. E guarda caso, la superficie nuova sta proprio dove si è rotto. E quello è un altro punto interessante, cioè ci dice che allora noi possiamo iniziare a pensare a informazioni che derivano da una superficie, cioè quindi leggere una superficie ma non essere, come si dice, superficiali, cioè leggere con attenzione quella che è una superficie. L'esempio lì è, io prendo un attache, per esempio, e do l'attache al signore in alto a sinistra, gli dico per favore puoi provare a romperla, quello là c'ha i muscoloni, e prendo e rompo tutto insieme con un singolo tiro. Poi la do al bambino in basso a destra, e invece quello là la prende e ci inizia a giocare. Lo gira, a un certo punto quell'oggetto si rompe. Beh, sicuramente i due oggetti si sono rotti. Sicuramente si sono rotti, ma sicuramente si sono rotti in un modo non uguale. Uno si è rotto un po' per volta, uno si è rotto tutto insieme. Allora iniziamo a capire che succede quando si rompe, cioè o meglio, se io potessi andare a guardare la superficie dell'oggetto che si è rotto tutto insieme, vedrei una cosa tipo questa. Beh, questa qui vedete che è a sinistra un'immagine presa da vicino proprio della tasca rotta, pronta solo a carico. E vedete che ci stanno degli aspetti di, come si dice, di superficiali, con una superficie che noi tecnicamente si chiamano micro di impulso, micro buche da sovraccarico. Allora, siccome prima c'era il giudice ha detto dobbiamo usare dei termini facili per comprendere questa cosa qua, dobbiamo confrontare quello a sinistra invece con un materiale di riferimento più grande a destra, materiale di riferimento universalmente riconosciuto da tutti. Se io prendo un panino con la Nutella e, per esempio, lo tiro e guardo, vedo delle micro dimples da sovraccarico orientate in senso longitudinale. Se io non vi dicessi come ho tirato il panino, poi guardando le dimples di Nutella, voi direte, se mi dai il panino di Nutella lo mangio subito. Francesco, mi sono convinto veramente. Questo non è però vedrei che questa è una frazione. Ma se io il panino lo tiro per invece flessionale, ho delle micro dimples, cioè c'ho un'immagine della superficie di rottura flessionale, che vale anche ovviamente la torsione. Che vuol dire questo? Vuol dire che la superficie di rottura, anche il sovraccarico, ci dà delle informazioni sull'orientamento della sollecitazione che ha generato la rottura. Ho fatto l'esempio che questo secondo me al giudice andava benissimo, perché era facilissimo. In realtà certe volte io vedo che se prendo la rottura, quella che ha fatto il bambino un po' per volta, c'ha un aspetto completamente differente. Vedete che qua abbiamo qualcosa che identifica un aspetto proprio di natura progressiva, cioè come se ci avessi tutte linee di avanzamento di una rottura. E è interessante in questo caso come anche la natura ci fa vedere che per rompere o crescere un po' per volta, a sinistra superficie rottura, a destra un tronco di un albero, le superfici sono completamente differenti. Però perché si è rotto un oggetto, per esempio, un po' per volta? Cioè, che succede quando si rompe un oggetto un po' per volta? Cioè, io applico un carico piccolo e poi si produce un grosso danno. Per capirci, torniamo a quella di prima, questa immagine. Questa qui è un'immagine di fatica di un longherone di un elicottero, che è un oggetto lungo 9 metri più o meno, in cui la parte strutturale è un estruso in alluminio di spessore quasi 3 mm mi pare, cioè qua 4 mm e mezzo, cioè sta sotto il mezzo centimetro, in cui la rottura a fatica, che voi già sapete di che si tratta, è stata innescata da un intaglio superficiale di 180-200 micro nel punto tagliato, ovviamente. Questo perché piccoli difetti possono generare grossi danni.
L'esempio più eclatante che si fa in genere è quello del foglio di carta. Cioè, foglio di carta io posso tirare tantissimo e non si rompe. Se su un foglio di carta io ci faccio un difettino piccolissimo e lo tiro in questa direzione qua, quello si rompe subito. Se io invece di tirarlo così, lo tiro così, quel difetto non gli fa nulla. Quindi la dimensione del difetto e la posizione del difetto diventano un aspetto centrale per comprendere come un oggetto si può rompere. Allora è interessante capire che questo tipo di difetto ha causato in passato gli ossidanti. Ad esempio, questo è la Williams di Ayrton Senna che a Imola ruppe il piattone dello sterzo. Beh, in questo caso questo tipo di studio è stato fatto in basso a sinistra applicando un concetto che si chiama appunto analisi degli elementi finiti, cioè la possibilità di discretizzare il materiale in tanti singoli elementi, ricostruire virtualmente quell'oggetto, dare delle proprietà meccaniche a ciascun singolo mattoncino e applicare lo spettro di carico a tutti i mattoncini e a quel punto vedere come lo sforzo si distribuisce all'interno del materiale. Nel caso di specie, Ayrton Senna era un pilota più alto del normale, bisognava costruire la possibilità di alloggiargli, a favorire l'alloggiamento, e quindi si decise di far shiftare un pochino verso l'alto lo sterzo, riducendo la sezione del piantone. La sezione del piantone è stata fatta in modo non estremamente corretto, o meglio, è stata fatta calcolando correttamente le sollecitazioni, ma non tenendo conto che un fondo stradale alterato avrebbe amplificato la sollecitazione. Oggi questa cosa si può fare in tantissimi modi, questo è un grafico di potenze di calcolo attuali di computer, e questo ci consente di fare analisi degli elementi finiti in modo sempre più accurato e farlo con uno strumento quindi numerico che serve sia in fase di progettazione sia, quando è possibile, in fase di reverse engineering per la parte di indagine, cioè riuscire a capire quando si rompe un pezzo, se il pezzo per esempio si è rotto proprio dove si doveva rompere, se si è rotto in modo in altro punto. Tutte queste tecnologie avanzate servono oggi con, per esempio, la possibilità di poi implementare questo tipo di progettazione con delle macchine, per esempio a controllo numerico, addirittura adesso con l'ADP Player Manufacturing c'è la possibilità di progettare materiali con delle cose che vengono chiamate stampate 3D, in senso lato, cioè quindi di fare oggetti estremamente complessi in modo definito. Questa cosa per esempio adesso viene molto applicata nel settore dei materiali ceramici, cercando di riprodurre ad esempio la struttura delle ossa nelle protesi, cosa che consentirebbe di fare materiali normalmente resistenti ma leggeri. Quindi abbiamo, come si dice, obiettivi sempre più ambiziosi. Sono arrivato quasi alla conclusione e mi piaceva concludere rendendo in modo grafico una cosa che ho sentito dire a suo tempo a un astronauta che è Paolo Nespoli. L'immagine a sinistra invece è l'immagine che ha scattato qualche tempo fa Palermo dell'Italia, dalla ISS, che è questa. Questa è una foto di famiglia del 1930, dove si festeggia un bambino che nasce, quello che sta l'infante lì. E ci stanno tutti i signori che stanno più o meno un po' annoiati, però insomma che vedo con questa cosa. Beh, contemporaneamente questa foto è una famiglia di Novara e in realtà contemporaneamente nel 1930 da un'altra parte è nato un bambino identico a quello, e mentre questo bambino ha imparato a camminare dopo qualche anno sulla terra, 39 anni dopo, nel 1969, quell'altro bambino che sta da un'altra parte ha imparato a camminare sulla luna. Beh, di queste persone che stavano qua nessuno avrebbe potuto immaginare che quel bambino che c'avevano in braccio avrebbe camminato sulla luna. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che oggi abbiamo un futuro davanti pieno di sfide che probabilmente possiamo vincere ma che non siamo in grado nemmeno di immaginare. E questa cosa qua è sorprendente perché ho trovato una frase molto bella che è questa: perché per fortuna ogni cosa che possiamo immaginare la natura ha già creato. Questa cosa è una foto vera, cioè a me mi colpisce molto perché sembra una cosa che uno la fa da sola, cioè se la propone. E quando ho letto questa frase io ero convinto che questa frase l'aveva detta una persona di grossa fantasia anche da un punto di vista così, grafico. E invece non era così, perché questa frase l'aveva detta questo signore qua. Grazie.